Iniziamo. Buonasera a tutti e di nuovo ben ritrovati a Slurate, Parole e Libertà, la nostra rassegna di presentazione di scrittori e scrittrici toscane, organizzata dal Centro Creatività e Cultura in collaborazione con Nardini. Questa libreria, che è uno spazio bellissimo che ci ospita, siamo al sesto incontro e li ringrazio chiaramente per questa ospitalità. Oggi siamo qui di nuovo insieme con Ornella Grassi, attrice e regista, che leggerà ancora una volta qualche brano del libro, del romanzo che andiamo a presentare. L'ospite gradita di questa sera è Ilaria Giannini, benvenuta. Allora, Ilaria Giannini è una, si definisce una giornalista per mestiere e una scrittrice per passione, così si legge sul suo sito e sul suo blog. Ha scritto un romanzo molto interessante dal titolo I Provinciali, e I Provinciali non è altro che la storia di una famiglia, direi la storia delle persone che compongono questa famiglia, in una piccola località della Versilia, e in particolare il posto si chiama Bozzano, vicino Massarosa, poi avremo modo di parlarne. E abbiamo due sorelle, Emma e Lucia, che hanno avuto nella vita percorsi diversi e che si ritrovano nel romanzo a gestire una madre, Concetta, che è in fin di vita. Poi abbiamo dei giovani, ci sono Andrea, Elisa, la fidanzata, c'è Chiara, ci sono anche degli uomini in questo romanzo come Lorenzo, il marito di Emma, insomma tante storie che si intrecciano. Allora, la prima domanda è questa: che tipo di storie sono quelle che racconti nei Provinciali? E allora, il romanzo è nato dal desiderio che avevo di raccontare un po', per l'appunto, come si evince dal titolo, come si vive in provincia, no? Cioè, quindi ho scelto la famiglia perché nella famiglia si possono riscontrare tutte le età, quindi si possa far vedere l'infanzia, la provincia, l'essere più grandi, perché Andrea, che è il fratello di Chiara c'ha, insomma, va all'elementare, invece lui è già grande, va all'università, e quindi anche la voglia di andare via dalla provincia, però anche il desiderio, la nostalgia di tornare, insomma, a casa, perché poi la casa rimane quella. E invece, insomma, poi gli adulti, i lavori, un po' come si vive nella provincia, questa era un po' l'idea del romanzo, e poi anche l'idea di come si affronta un lutto, perché alla fine il tema principale è quello, perché c'è la nonna Concetta che per l'appunto sta per morire a un cancro, e tutti i personaggi, diciamo, davanti a questa morte imminente si ritrovano un po' a fare i conti anche con la propria vita, a fare un bilancio della propria vita e affrontare un po' le loro ombre, in un certo senso, i sogni che non si erano mai realizzati, i rimpianti, gli errori fatti, e quindi diventa un po' un punto di svolta per tutta quanta la famiglia, questa malattia, questa morte che c'è nel romanzo. La prima scena è raccontata da un personaggio che non c'è più, è il capostipite di questa famiglia, Gino, il padre di Emma e Lucia, che ci descrive, direi subito proprio all'inizio, la normalità di un pranzo domenicale. Io chiederei subito ad Ornella, direi, di leggere questa parte, che è proprio l'incipit del romanzo, tanto così diamo un'idea anche dello stile narrativo di Ilaria. Non sono stati giorni facili. Siamo tutti qui, come ogni domenica, con le gambe ben piantate sotto il tavolo, a passarci il fiasco del vino e brontolare con la bocca piena. Ci siamo tutti, il pranzo festivo non ammette assenti. Ci sono persino io, che sono morto ormai da 4 anni. Eppure ogni domenica riguardo mangiare, parlare, discutere. Studio la piega che solca la fronte di Emma e i silenzi ostinati di Lorenzo, indovino le preoccupazioni dietro le rughe di Concetta, le speranze mute di Lucia e le ambizioni di Andrea. Sorrido alla risata di Chiara, l'unica che mi somiglia davvero. Mi chiamo Gino e ho 68 anni, o almeno li avevo prima dell'infarto. Da lì ho smesso di contarli. Sono qui perché questa è la mia famiglia.
Mi accomodo alla destra di mia moglie, nella sedia vuota che nessuno ha voluto occupare dopo di me. Mi piazzo al mio vecchio posto tra Concetta e mia nipote. Mi sembra di non essermene mai andato. Finisci te da parecchia? Che palle, ma Andrea non fa mai nulla. Si fa insieme, via, dai, stai buona. Chiara sta preparando la tavola insieme a suo fratello. È diventata grande ormai. A maggio compirà 10 anni. Porta i capelli castani raccolti in una coda di cavallo e indossa la sua tuta preferita, quella rossa, con cui va a giocare in cortile con gli amici. Ha le stesse mani di sua nonna, dita da donna che sgranano i piatti come un rosario. Andrea le passa le forchette, rovescia i tovaglioli con il gomito, ha la testa per aria, non riesce mai a nasconderlo. Lo sguardo chino sul pavimento a sistemare il danno sembra voler fissare qualcosa che non esiste, fino a perdersi nel nulla, proprio come quello di suo padre, che si gira indeciso una sigaretta tra le mani. Ormai dovrà aspettare il caffè per accenderla. Ma quanta roba avete fatto? Non ti preoccupare che non avanza nulla. Non sia mai che ci si alza dal tavolino senza schiantare in questa casa. Oggi mia figlia Emma ha cucinato i tordelli al ragù e Concetta ha preparato il suo famoso coniglio in umido con le olive. Hanno cotto anche uno sformato di cavolo e mezzo pollo arrosto, roba buona per il pranzo del lunedì, roba che un tempo ero solo io a mangiare perché non si deve buttare niente e dovevo dare il buon esempio ai nipoti. Adesso gli avanzi se li porta via Andrea, li incarta nella stagnola e li infila nello zaino. Li consuma durante la settimana a Firenze per la felicità di sua nonna, che ha sempre paura che mangi poco e non si fida della mensa universitaria. Attenzione, è bollente! Lorenzo ha spento la televisione. Tutti gli occhi sono rivolti verso le donne che stanno portando in tavola la zuppiera. Concetta la tira verso di te per fare le porzioni, ma Emma gliela toglie dalle mani, pesante, calda, piena fino all'orlo. Sopra i tordelli c'è uno strato di sugo di carne alto almeno 2 dita. Lascia, ma faccio io! Dai piatti si alza un vapore denso che appanna gli occhiali di Andrea e la finestra della cucina. Siamo a febbraio e fuori ci saranno a dir tanto 5 gradi. La luce si fa strada a fatica attraverso il vetro. Chiara si rimbocca le maniche e ci dà dentro come se non ci fosse un domani. Suo padre le rivolge una smorfia di monito e accantona il ragù di lato per consumarlo alla fine. Sono tutti concentrati sui loro piatti. Solo Lucia fissa sua madre e non riesce a mandar giù un solo boccone. Non dorme bene da parecchie notti e con i capelli biondi tirati dietro le orecchie sembra ancora più esile e sciupata. Mamma, non esagerare, che poi ti senti male. Emma, sono troppo buoni questi tordelli, brava Emma. Dovevo tenerli su altri 2 minuti, invece così, ecco, così si ammorbidivano. Lucia è sempre stata la croce di Concetta, che avrebbe voluto vederla sistemata, con una famiglia tutta sua, ma adesso i ruoli si sono invertiti ed è lei a preoccuparsi per la madre. Gli anni e la malattia hanno presentato il conto tutto insieme. La donna d'acciaio che ha tenuto le redini della casa per tanti anni adesso deve appoggiarsi alle sue figlie anche per spogliarsi. Lucia ogni tanto le allunga una carezza incredula, come per accertarsi che è ancora qui con lei, mentre sposta da un lato all'altro del piatto i tordelli, così duri che non riesce a sfracellarli. La pasta ripiena è la portata principe delle feste comandate, Natale, Pasqua e qualche compleanno se si tratta di un'età importante. Oggi è una domenica da tordelli, io lo so. Ho visto la mia famiglia arrancare verso la fine di questa settimana con fatica, aggredirla con rabbia, rassegnazione. Li ho visti rimanere in piedi, nonostante tutto. Non sono stati giorni facili. Oggi vorrei davvero non essere morto. Vorrei abbracciarli, riprendere insieme tutto il fiato che manca, dir loro che andrà tutto bene. Allora, Andre, come va la scuola? Bene, nonna, c'ho solo 2 esami. Dopo che diventi dottore? No, non ho studiato medicina, no, te l'avrò detto 1 milione di volte, divento un fisico. Chiara ridacchia, un fisico con la pancetta. È il maglione che mi ingrassa.
Quanto si somigliano i miei nipoti, quanto ridano. Un ragazzone biondo e una tappetta bruna con la stessa bocca generosa e gli zigomi alti. Fisico, eh? L'importante è che trovi da lavorare. Se no può sempre venire in fabbrica con me, il posto ce n'è, borbotta Lorenzo, che sta lustrando le stoviglie con il pane. Scherza, ma... Emma cerca di rincuorare Concetta, che già vede il nipote rovinarsi i polmoni nel calzaturificio. C'è poco da scherzare, non si studia mica tanto per fare l'operaio. Con la crisi che c'è in giro, ce n'è tanti dei laureati che pagherebbero per un posto in fabbrica invece. Non preoccuparti, nonna, al limite vado alle Bahamas e apro un bar sulla spiaggia. Oh, dov'è questa Hamas? Oh, che dici? Oh, via, voi ragazzi avete sempre voglia di scherzare. Si sbellicano tutti adesso e persino Lucia accenna un sorriso. E te, Chiarina, che combini? Emma, devi portare la bimba a tagliarsi i capelli o lo vedi e le vanno sugli occhi? Concetta sposta la frangia folta dal viso della nipote. Ho avuto poco tempo, ma poi ce la porto. Mi piacciono così, nonna. Sei bellino uguale, amore, ma con questi capelli in faccia e ti rovini la vista e poi diventi come tuo fratello. Emma ci ha avuto da fare negli ultimi tempi, vero? Ma prima o poi ce la porta la bimba dalla parrucchiera, eh? Lorenzo alza il viso e cerca lo sguardo di sua moglie, ma lei scansa la sedia e inizia a sparecchiare. Hanno finito tutti, tranne Andrea, che come al solito è ancora a metà. Lucia rimette la sua porzione intatta nella zuppiera e Chiara ne approfitta per servirsi di nuovo. Ti strozzi un giorno o l'altro, mangia più piano! La bambina ignora il richiamo di sua madre e continua a ingozzarsi con gli occhi bassi e le guance arrossate dal calore. Concetta si appoggia allo schienale della poltrona dove l'hanno messa a sedere con un sospiro contrariato. È uscita dall'ospedale questa mattina e già vorrebbe affaccendarsi all'acquaio assieme alle figlie, ma per colpa della flebo può solo sognare il momento in cui potrà riprendere possesso dei suoi fornelli. Chiara si accorge dei movimenti della nonna e le stringe la mano. E se dopo, se vuoi, si fanno dopo le parole incrociate insieme. Concetta se la tira sulle ginocchia, le accarezza i capelli, fissando la tavolata con un sorriso. Vorrei poterla guardare negli occhi e sussurrarle piano. Siamo tutti insieme, cara. È solo un'altra domenica e io ti amo come sempre. Beh, direi che come incipit è molto, molto forte, molto dolce, molto drammatico al tempo stesso. Approfitto di questa lettura per chiederti, Ilaria, cosa c'è di anche autobiografico in quello che descrivi in questo primo capitolo? Questa scena, da dove nasce, come arriva l'ispirazione per raccontare questo? Ma sicuramente i tordelli ci sono sempre stati, anche sulla tavola della mia famiglia da sempre, insomma li prepariamo sempre tutti insieme, però in realtà nel libro proprio autobiografico non c'è niente che sia successo a me, in realtà. Un pochino penso di averlo iniziato a scrivere perché in effetti sono stata cresciuta dai miei nonni, e quindi ho sempre avuto paura, un po' pensando che prima o poi, insomma, come nell'ordine naturale delle cose se ne sarebbero andati, e quindi riflettendo su questa cosa ho iniziato a scrivere il libro e in effetti mentre non l'avevo ancora finito è morto mio nonno, quindi un pochino, cioè questa cosa c'è stata, però in realtà i personaggi poi non sono la mia famiglia, sono inventati. L'idea mi piaceva tanto perché il personaggio di Gino, che in realtà il nonno che è morto, è solo all'inizio e alla fine del libro, perché mi piaceva l'idea che a introdurre i personaggi fosse lui, come se in realtà lui, anche se è morto, non se ne fosse mai andato, ma fosse un po' rimasto a vegliare sulla sua famiglia, a proteggerli. Questa era un'idea che mi piaceva. Altra cosa che emerge dalla lettura fatta da Ornella è l'utilizzo del, diciamo, dialetto, comunque della parlata, della calata di quella zona. Ecco, quindi questo utilizzo del verbo all'infinito che viene in qualche modo spezzato, no? Perché hai fatto questa scelta linguistica e stilistica?
In realtà io avevo già pubblicato un romanzo prima di questo e lì i personaggi non parlavano dialetto, però proprio perché si intitola provinciale, proprio perché riflette su cosa vuol dire vivere in provincia, mi piaceva che anche facendo parlare i personaggi si sentisse qual è veramente la calata e il dialetto di quei posti. Poi ovviamente ho ripulito un po' per non mettere parole che i lettori non avrebbero potuto capire, volevo che chiunque lo leggesse di qualunque parte d'Italia lo ovviamente potesse capire, però mi piaceva rendere la musicalità della lingua, anche se è stato bello e strano sentirlo leggere in fiorentino. Non sapevo che cos'era, diciamo. Perché un po' si somigliano, però il nostro è un po' diverso. È diverso, sì. Infatti l'ho messo in fiorentino perché... No, è sempre toscano, però in realtà proprio la cadenza è diversa. Sì. Però a volte ho dovuto fare il livornese e non so fare, metto una difficoltà. No, però mi piaceva, cioè non penso che lo userò sempre il dialetto in tutti i libri che scriverò, però questo era molto connotato a livello territoriale, penso che comunque il dialetto fa parte dei luoghi che racconto, quindi era fondamentale che ci fosse. Beh, per noi di Smurate, che abbiamo puntato sulla letteratura toscana, sugli scrittori toscani, è perfetto, direi che potremmo leggerlo come libro numero uno, insomma, della rassegna. Senti, a questo proposito ti chiedo anche qualcosa su Bozzano, perché, allora, io ho letto nel tuo blog, tu hai un blog che si chiama In fondo alle tasche, anche un nome un po' particolare, e scrivi sul blog: sono cresciuta alla periferia della Versilia in un paese chiamato Bozzano che si ostina a esistere nonostante cerchi da anni di trasformarlo in un luogo puramente letterario. Allora ti chiedo, che rapporto hai adesso con la tua terra? Beh, è un po' il rapporto, in questo senso forse qualcosa di autobiografico c'è, è un po' il rapporto che ha uno dei protagonisti per l'appunto con la sua terra, che è Andrea, che è quello che va via e poi non sa se tornare a casa oppure no, quindi è un po' un rapporto di amore e odio in un certo senso, perché comunque per me casa è quella, rimarrà sempre quella, però in effetti anche io sono andata via da lì quando avevo 19 anni e poi non sono più tornata a viverci perché... Comunque, per come sono fatta io, la provincia è un po' asfissiante, tutti che ti conoscono, che sanno chi sei, che si aspettano certe cose da te, perché insomma fa parte di quella famiglia, quindi io preferivo andare via. Però in realtà mi è rimasto ovviamente nel cuore quella casa. Insomma, i due libri che ho scritto finora sono ambientati tutti e due in Versilia, anche il primo, anche il terzo che ho scritto, che è sempre inedito più o meno, anche se non si dice mai dove, però è ambientato sempre da quelle parti, sulla Puane, quindi più o meno in effetti è così. Cioè non si va mai, anche se si va via, non si va mai via del tutto. Cioè il posto del cuore è quello, quindi poi quando scrivo viene fuori sempre, cioè torno sempre lì, torno sempre a casa. Questa tua risposta si collega, diciamo, ad una domanda che volevo farti, che poi è un po' il tema caldo, direi, del romanzo, anche se, come dicevi prima, magari è molto concentrato anche sulla morte di Concetta. Però direi che il tema caldo è anche quello del legato al dove andare, se fuggire o restare in un luogo, no? Infatti anche nella seconda di copertina del romanzo si legge che appunto i provinciali è la storia di coloro che sognavano di andare via e di quelli che hanno avuto il coraggio di rimanere, dei tanti che sono partiti e dei pochi che sono tornati, quindi appunto, come è scritto, un po' una fotografia dell'Italia di oggi e quella che forse non esiste più. Ecco, tu rispetto a questo argomento, insomma, qual è la tua personale esperienza in merito? A parte che la quarta ovviamente non l'ho scritta, no, cioè, no, sull'andare e sul ritornare, sì, in sì, pratica. No, io alla fine non tornerei appunto lì, però penso che, cioè, come faccio dire, infatti lo metto in bocca a uno dei personaggi, Andrea, lui alla fine più o meno decide di tornare a casa, anche se non... Insomma, non nega che in futuro magari ripartirà, però in realtà a volte ci vuole più coraggio a tornare sui propri passi e a ammettere che magari una decisione che avevamo preso era sbagliata, piuttosto che invece a non andare mai via. Cioè ci vuole più coraggio a tornare a casa che a non partire o a partire. Cioè per lui la vede come una scelta
molto coraggiosa e molto in linea con quello che prova in quel momento, no? Quindi un successo. Sì, un successo, un po' amaro, però un successo. Sì, dipende appunto da come lo si interpreta, perché appunto Andrea si trasferisce a Firenze per studiare, al tempo stesso deve lavorare, tanto per dare un'idea di quale personaggio parliamo, e poi a un certo punto, anche perché appunto non sta bene, deve fare dei controlli medici, decide di tornare a casa, quindi, e però a quel punto forse anche appunto di rimanere, poi appunto un amico di scuola gli propone addirittura, insomma, sotto forma di raccomandazione, un posto all'anagrafe, e quindi ecco, anche questa storia può essere un po' interpretata, sì, forse per te come un successo, per altri forse un po' un tornare indietro, no? Dalle velleità appunto di magari appunto diventare fisico, quello che è, invece a magari accontentarsi in qualche modo di un posto come impiegato in un piccolo paese. Sì, ma infatti uno dei temi è che l'ha vissuto da Andrea, ma anche da sua zia, da Lucia, che anche lei aveva queste velleità di andare via a fare la ballerina da giovane, poi aveva avuto un incidente, si era rotta il ginocchio e aveva fatto semplicemente la maestra elementare nel comune, insomma, rimanendo in zona. Quindi un po' il tema tra le ambizioni, per l'appunto, che abbiamo quando siamo giovani, e poi invece la realtà che prima o poi comunque arriva e presenta il conto, e quindi lo scarto tra le due cose, cioè mi interessava vedere come si affronta lo scarto tra i sogni e poi la realtà, quindi a un certo punto bisogna scendere a patti con... Io volevo scrivere un libro, insomma ci tengo sempre a scrivere delle storie più realistiche possibile, e quindi volevo insomma che questi personaggi a un certo punto dovessero farci conti con questa cosa, e forse la maturità è proprio accettare che le cose che non si possono cambiare, accettare le cose che non si possono cambiare, questo è diventare grandi, no? Non rimanere a coltivare sogni impossibili, ma a vedere che alla fine forse il tuo posto nel mondo è quello dove eri all'inizio, nonostante tutto puoi essere felice anche lì. Perché poi alla fine un po' un altro tema è quello appunto della ricerca della felicità. Alla fine si può essere felici anche facendo cose umili e semplici, invece magari andando in una città grande a inseguire dei sogni sei più infelice di quanto eri invece prima. Quindi non è detto, no, che l'ambizione porti alla felicità. Allora, Ilaria è tra le scrittrici, ho scoperto poco fa, che ama anche leggere le cose che ha scritto, per cui so che c'è un passo, diciamo così, del libro, che tra l'altro riguarda proprio Andrea, sì. Visto che abbiamo parlato di questo personaggio fino adesso, credo nel un dialogo con suo padre, un brano, un passo a cui credo che sei legata, ci spieghi anche perché e poi magari ce lo leggi. Diciamo che questo passo riassume un po' tutto il discorso che ho fatto prima sull'andare via e tornare a casa, e è il punto del romanzo in cui Andrea, per l'appunto, ha appena avuto questa offerta, chiamiamola così, di lavoro, e sta veramente valutando se tornare a vivere a Bozzano, e al bar arriva suo padre, quindi niente, ve la leggo. Andrea si prende la testa tra le mani e chiude gli occhi, poi un tocco lo scuote dai suoi pensieri. Stai bene? Suo padre si accomoda di fronte a lui, annusa il bicchiere ormai vuoto. Te questa roba non la devi vedere manco da lontano. Glielo agita davanti con la faccia nera. E dai, pa, lasciami perdere, non è giornata. Non è giornata per nessuno, e te che fai? Ti spappoli ancora di più lo stomaco, sempre il solito testone. Da qualcuno avrò preso, no? Lorenzo sorride, da tu ma, io non c'entro nulla. La vuoi sapere la notizia del giorno? 2 minuti fa il Ferretti mi ha offerto un posto in comune. Chi? Il sindaco? Ma vai, il suo figliolo. Dice che a breve uscirà un concorso all'anagrafe e loro vorrebbero, come dire, sponsorizzarmi. Ma se hai bevuto il cervello, non lo sa che studi a Firenze. Senti, pa, non ti incazzare, ma io torno a casa. Non lascio l'università, eh. Studierò per gli ultimi esami da qui. Non ce la faccio più a stare là a massacrarmi al ristorante. Sono uno straccio, lo vedi da te. Un lavoretto in comune farebbe comodo, no? Lorenzo socchiude gli occhi, apre la bocca, in camera una boccata d'aria gigantesca. No, Andre, scordatelo, te devi pensare solo a laurearti. Se ha per i soldi tireremo la cinghia tutti quanti, potremo affittare la casa della nonna, un modo si trova, per qualche mese ti si mantiene noi. Grazie, ma non voglio, non esiste che mi metto a chiedervi soldi proprio adesso. Avanti, sputa il rospo, che c'è che non va? Scommetto che è per Lisa, siete alle corde?
più che altro siamo alla frutta, la storia è finita, non mi va di parlare, anzi facciamo così, fa conto che non esista nemmeno, non sarà difficile, no? Non l'hai neanche conosciuta. Ascoltami Andre, dammi retta per una volta, non puoi basare il tuo futuro su di lei, non puoi lasciare Firenze solo perché t'ha piantato. Non fai il cretino, sei più intelligente della famiglia e vuoi rovinare tutto per una donna, quelle non ti sono mai mancate. Infatti non è per lei, non me ne sbatte un accidente di lei, il discorso qui è un altro. Inizia lui e d'un tratto si rende conto che non può spiegare a suo padre le motivazioni del suo ritorno. Riesce a malapena a sbrogliare con se stesso la matassa di sentimenti che lo spingono a mollare Firenze. Un grumo strano, fatto di sensi di colpa, stanchezza e paura del futuro, che gli è cresciuto dentro senza chiedere il permesso. Ignorarlo è superiore alle sue forze. Si accende una sigaretta e Lorenzo gli mette una mano sul braccio, lo stringe forte. Pensaci bene, non c'è niente di peggio dei rimpianti, te lo dice un citrullo. Se tornassi indietro sai quante cose farei. Ci vuole coraggio, che non lo so, ma noi ti aiuteremo. Avremmo dovuto aiutarti molto tempo fa, abbiamo sbagliato. T'ho lasciata sbrigartela da solo quando eri un ragazzino e adesso guardati, sei un uomo. Andrea alza lo sguardo sugli occhi di suo padre e per la prima volta stenta a riconoscere l'uomo di poche parole che gli ha insegnato ad andare in bici a forza di scapaccioni. Chissà da quanto ti tenevi dentro questo discorso, pa. Pensa, e per un attimo la tentazione di assecondarlo gli sale alle labbra. Sì, digli che tornerà a Firenze, recupererà la fiducia nelle cose in cui non crede più e diventerà il grande ricercatore che tutti si aspettano. Ma Lorenzo si alza, tira su la lampo del giubbotto, cava fuori le sigarette dalla tasca e torna a essere quello di sempre. Almeno promettimi che ci penserai, va bene? Andiamo, a casa ci aspettano. Si avvia verso l'uscita e Andrea con un gesto secco schiaccia la cicca nel posacenere, si incammina con lui verso la macchina. Si ferma sotto il portico del bar, alza il bavero della giacca e lo osserva allontanarsi. Guarda la pioggia che, incurante, continua a gettargli i capelli negli occhi. Credi che mi pentirò, pa, hai ragione, a vedere così lontano si capirebbero tante cose, ma io proprio non riesco a immaginare una vita tra 10 anni. Chiara che esce con un ragazzo, il volto invecchiato della mamma, le tue mani forti mangiate dal mastice. E io legato a chissà quale destino, probabilmente nessuno, qui o altrove comunque insoddisfatto, in cerca di qualcosa che non ho e che non so di volere, ossessionato da quello che ho perduto e deciso a perdere ancora, per sempre. Perché lasciare andare è più facile che stringere, che costruire giorno dopo giorno. Credi che non capisca, pa, credi che non ti abbia visto tutta la vita lottare per non andare a fondo, con la mamma o solo, aggrapparti alla vita che conosci, alle piccole luci. A tutti serve un sogno per andare avanti. Io voglio solo essere felice, qui altrove non ha importanza. Ho smesso di illudermi di poter trascinare la vita dove mi pare. Accetterò il posto e rimarrò qui. Voglio fermarmi a respirare, stare vicino a Chiara, piangere degnamente la nonna che mi ha allevato, perdonarci le incomprensioni e buttare via l'orgoglio, gli interessi, le vecchie ferite, perché bisogna permettersi di andare avanti e tenere solo il buono, dimenticare per ricordare per sempre. Insieme, soli, non siamo niente. Originale. Originale. Ci sono domande da parte del pubblico su questa storia, sui personaggi? Qualcuno che vorrebbe approfondire qualcosa? Sì, il personaggio del padre, proprio adesso che c'è stato... Il personaggio del padre mi sembra molto significativo, anche perché c'è tutta la storia a monte, no? Di quest'uomo che sa di essere tradito, però anche lui accetta questo tradimento in maniera molto, molto umana, molto... particolare, perché insomma non è una figura scontata. No. Sì, praticamente Lorenzo, che è il marito di Emma, scopre che lei lo tradisce, però alla fine insomma si la perdona, perché nei film si vede sempre queste scene, no, in cui passionari, la gente che si lascia, che si arrabbia, invece poi nella realtà alla fine spesso se vuoi bene a una persona la perdoni, cioè se hai costruito una vita con quella persona, i figli, ma tutta la tua esistenza, no? Lui a un certo punto capisce che tutta la sua esistenza dipende da questa donna, con questa donna che l'ha creata, e quindi accetta che lei abbia fatto uno sbaglio, ma lo fa principalmente per se stesso, perché le vuole bene e non la vuole perdere. Sì, in effetti, insomma, non è scontato, effettivamente no, è un po' un uomo particolare, sì, un uomo sensibile. Qual è stato il personaggio più forse difficile da costruire, se c'è stato un personaggio in cui magari
così hai avuto qualche perplessità o adesso a posteriori avresti voluto diverso? Bella domanda. No, in realtà forse il personaggio per me più difficile da scrivere è stato quello di Lucia, che è appunto quella che voleva fare la ballerina e poi ha fatto la maestra elementare, che non si è mai sposata, che è rimasta un po' bambina ancora, è rimasta legata a questo padre che è morto, è un personaggio che è rimasto fermo, che non è andato avanti. E effettivamente è il personaggio più diverso da me di tutto il libro, e quindi ci ho lavorato di più, però è stato anche, insomma, è stato anche affascinante e bello doversi veramente mettere nei panni di qualcuno così diverso, perché a me, insomma, piace che essi, nei miei libri ci sono io alla fine, perché lo scrittore c'è sempre in quello che scrive, però io osservo tanto gli altri, sono una grande osservatrice e mi piace poi riportare quello che vedo negli altri, nei personaggi che scrivo, quindi in realtà quelli più difficili sono quelli in cui io ci sono meno, però sono anche quelli di cui alla fine vado più orgogliosa se sono riusciti, se penso che abbiano un senso anche psicologico. Altre domande? Forza e coraggio, eccolo, senza microfono. Mi si sente? Sì, sì. Ma due cose, una generale sui bolzanesi. Bolzanelli. Bolzanelli. Siete già particolari anche qui. Ma uno, sostanzialmente, se secondo te, naturalmente, hanno dei caratteri, dei tratti particolari che li connotano, e quali sono? La seconda invece è proprio sul romanzo e sulla figura di Andrea, che dice: io voglio essere felice, fa questa scelta, no? Io non ho ancora letto il romanzo, per cui vi faccio la domanda. L'impressione è, la richiesta è, cos'è che per Andrea fa la felicità? Perché dal passo che hai scritto te non sembra una scelta piana, cioè felice o serena, no? Sembra comunque, non voglio dire rissosa, ma comunque conflittuale, sofferta, ecco, quindi... Tutte le scelte importanti che decideranno il corso della vita, come nel caso di Andrea, sono sempre sofferte, difficili da prendere, e non sono mai bianco o nero, ma è sempre quel grigio in cui alla fine devi trovare in qualche modo la tua strada, no? Quindi per lui è questo momento qua che viene ritratto nel romanzo. Io penso che alla fine lui decide di rimanere, però aprendosi questo spiraglio, perché pensa che, capisce che per lui in realtà la felicità è stare vicino alle persone a cui tiene, a cui vuole bene, invece di sentirsi solo, perché lui si sentiva, nonostante avesse questa ragazza, insomma aveva questa storia con questa ragazza, comunque lui si sentiva sempre solo, sempre un po' fuori d'acqua, no? Invece tornare nel suo ambiente capisce che sta bene lì alla fine. Invece sui Bozzanelli, no, in realtà non penso che i Bozzanelli in sé abbiano delle caratteristiche precise, però in realtà il paese sì, questo un po' lo spiego, perché questi sono paesi che anche quando ero bambina io erano ancora un paese vero, dove ci si conosceva veramente tutti, c'era il negozio, c'era l'oratorio. Invece negli anni, negli ultimi 15 anni, siccome i prezzi sulla costa di Viareggio sono rincarati, tantissimi sono venuti a vivere un po' nell'entroterra, e quindi sono diventati brutti, perché sono stati proprio presi d'assalto, quindi hanno costruito case su case, prima insomma c'era un sacco di campagna, ora ce n'è pochissima, e poi si sono proprio snaturati, perché questo lo spiego un po' anche nel libro, sono diventati dormitori, quindi la comunità che c'era, prima c'era più senso di comunità, è un po' andato perduto, né bene né male il senso di comunità, no? Perché magari io mi sentivo soffocare, però comunque c'aveva anche un lato positivo, invece adesso è solo un posto dove... con la macchina arrivi la sera, c'è la casa e poi il tuo lavoro è da un'altra parte, la scuola dei bambini è da un'altra parte, rimane un po' così, è un peccato quello. Allora, ti vorrei fare qualche domanda più, chiamiamola, personale. Ora abbiamo un po' descritto il libro, quindi spero che siamo state...
giornalista, lavori qui a Firenze, capire quanto tempo dedichi alla scrittura. Poi hai appena detto che sei una grande osservatrice e quindi volevo capire se sei di quelle scrittrici che si portano il taccuino e che annotano per strada idee, immagini, cose che appunto succedono nel momento. Ecco, volevo capire un po' come si svolge la tua vita. A parte che ora c'è l'iPhone, quindi mi segno nelle note dell'iPhone le cose. In realtà io ho iniziato a scrivere veramente seriamente, a dire, io ho sempre voluto scrivere, però anche io come Andrea ho sempre lavorato mentre studiavo, quindi ho sempre avuto pochissimo tempo. Poi quando ho iniziato invece ho trovato lavoro vero, paradossalmente ho avuto più tranquillità e più sicurezza e quindi mi sono messa a scrivere, quindi questo ormai tipo 8-9 anni fa. E quindi niente, scrivo la sera e ho cominciato presto. E la sera, il weekend, anni in cui ho scritto tanto, nell'ultimo anno ho scritto un po' meno per varie vicissitudini personali. Però comunque non ho mai smesso di scrivere, cioè, dopo questo appunto c'è un altro libro che è inedito, che sta cercando un editore, vediamo come va, che quella è la storia dell'amicizia tra due bambine, insomma sempre ambientata in questi luoghi più o meno. E poi ora sto scrivendo ancora un altro libro, che non è un romanzo, ma vabbè, diciamolo, possiamo dirlo. E insieme a un altro scrittore sto scrivendo questo libro insomma, che parte dalla strage di Viareggio, la strage ferroviaria del 29 giugno. Quindi insomma quello è un po' pesante perché insomma si intervistano le persone coinvolte, quindi a livello proprio umano è un lavoro pesante da fare, più che a livello di scrittura poi, quindi piano piano, però insomma non smetto, nonostante tutto, perché poi negli anni uno si scoraggia, perché insomma lavoro, le cose, poi però dai, è quello che voglio fare, è quello che mi fa felice fare, tornando al tema della felicità, quindi continuo a farlo. Il primo libro che tema era? Il primo libro era una storia d'amore, classica. Non classica per niente, però era una storia d'amore. Quella autobiografica. No, io non scrivo dei fatti miei. No, ma poi non mi piace proprio perché, un po' perché sono riservata, quindi non mi piace, e un po' perché preferisco, cioè mi diverto di più quando invento le storie, quando divento proprio il demiurgo di questa realtà parallela, no? Piuttosto che se dovessi mettermi lì e riraccontare le cose che sono successe davvero, cioè io la vedo come una cosa molto noiosa, inventare è più divertente. Senti, infatti avevo letto che avevi questo, diciamo, terzo romanzo in cerca di editore, Quanto è lontano il mare, sì. Il titolo. Ecco, allora la domanda che ti faccio è questa. Chiaramente, avendo già pubblicato, hai avuto a che fare con il mondo degli editori, no? Ora sì che è vero. Ecco, bene. Raccontaci un po', descrivici un po' questo mondo che insomma non conosciamo direttamente. Qual è lo stato di salute oggi dell'editoria? Quali sono le leggi che la regolano? Puoi parlare o ci sono persone? No, abbiamo in sala un esperto di editoria. Okay. Scherzi a parte, il settore non sta tanto bene, ma quello... immagino che lo saprete anche voi, come tanti altri settori in questo momento in Italia. Purtroppo in Italia si continua a leggere molto poco e soprattutto si legge, secondo me, molto male. Quindi è dura, cioè è dura sia per gli editori, per chi scrive è molto dura, perché comunque oggi tutti scrivono, quindi è un po' difficile. Cioè io il primo libro ci ho messo 2 o 3 anni per trovare un editore, non a pagamento rigorosamente, perché non volevo, non mi sembrava proprio una cosa sciocca da fare, e quindi alla fine l'ho trovato, sono stata contenta, insomma è tutto, però ci sono voluti tanti anni, e tutt'oggi comunque il secondo editore era un po' più grande, un editore romano, però comunque cerco sempre, cioè vorrei insomma pubblicare con editori più grandi piano piano, però ci vuole tanta pazienza, tanta costanza, e soprattutto se come me scrivi storie, cioè scrivi narrativa non di genere, cioè non è che scrivo gialli, non scrivo, che ne so, nemmeno ciclit, non scrivo la narrativa per ragazze, no? Quella con le storie per l'appunto d'amore, ma fatto in un certo modo.
cioè i romanzi rosa, no? Sì, sì, Harmony, non Harmony. Scrivo quello, quindi scrivendo narrativa pura è difficile, è più difficile, però è quello che voglio scrivere, quindi scrivo quello. Senti, in TV sai che hanno trasmesso Masterpiece, un reality dedicato al mondo degli scrittori, e pare, credo che sia terminato da poco, che il vincitore abbia vinto un contratto con Bompiani per la pubblicazione del proprio libro, che verrà stampato, credo, in 100.000 copie. Allora, che cosa pensi tu, diciamo, da giovane scrittrice, quale sei di questo tipo di operazione? E poi volevo sapere se per caso avevi anche guardato il programma. Io l'ho guardato. Io ho guardato solo la prima puntata e mi ha veramente fatto ridere. Ci ha fatto ridere nel senso, ma sono di fuori questi. E quindi non ho più guardato, devo dire la verità, perché mi sembrava che non si parlasse di libri, non si parlasse di narrazioni, ma si parlasse di casi umani, cioè, sì, bravo. Cioè si dipingeva lo scrittore come tutti avevano veramente dei problemi, sì, che poverini, mi dispiace per loro, però cioè, era quella la storia che voleva raccontare Masterpiece, era quella, non era la storia dei libri, era la storia di delle persone strane che scrivono, quindi no, mi è piaciuto proprio, non l'ho più guardato, magari poi è migliorato. Sì. Però insomma, come telespettatrice mi hanno perso subito. E niente, cosa penso di questa operazione? È marketing, ormai l'editoria è tutto marketing. Cioè, ogni anno ci sono certi filoni, che ne so, qualche anno fa c'erano i Templari, e tutti i libri sui Templari, ora dopo 50 sfumature di grigio, tutti i libri erotici in quel modo, poi chiamarlo erotico per fargli un complimento a quel libro. Però per dire, alla fine si parla poco di contenuti, pochissimo di contenuti, si parla sempre solo di forma, di apparenza. Questo è triste, mi rattrista. Cioè, da lettrice mi rattrista. Sì, devo dire che se fossi stata più coraggiosa andando avanti con il programma, la seconda parte è stata un po' migliore, perché la prima, appunto, per chi non l'ha visto, era semplicemente la presentazione di questi scrittori in erba, effettivamente erano casi umani, insomma, vinceva chi aveva alle spalle la storia più drammatica, sì. Chi era stato in carcere per 20 anni, chi era stato, non so, anoressico, o via dicendo. Poi invece nella seconda parte si sono leggermente più concentrati sulla scrittura, e quindi ci sono state delle prove. Vabbè, ecco, diciamo che penso che comunque, nonostante tutto, insomma, riuscire a parlare, anche se in tarda serata, di libri e di scrittura, sia comunque un piccolo tentativo per cercare di, in qualche modo, sviluppare questo settore che appunto è sicuramente, sicuramente in crisi. Mi viene da chiederti, secondo te ci sono delle caratteristiche vincenti per scrivere un romanzo? Cioè, cosa si deve fare? Si deve puntare più alla storia, ai personaggi, ad avere uno stile particolare? Tu quando scrivi pensi a queste cose? Cioè, ma vincenti in che senso? Nel senso che poi riesci a pubblicare, riesci a essere letto? Non lo so, io quando scrivo in realtà penso... cioè, penso sicuramente a chi mi leggerà, però evidentemente non ho ancora, forse non farò mai successo, perché non penso invece a cosa vogliono gli editori, cioè penso ai lettori, ci penso, devo dire la verità, e ovviamente perché scrivo per essere letta, non scrivo per autocompiacermi, no? Quindi sì, ci penso. Io penso che, non lo so, l'unica cosa che per me è veramente importante è che il romanzo sia sincero, cioè sincero nelle intenzioni, e che dica qualcosa che è tuo e basta, che sia la tua voce, che sia quello che pensi davvero, l'idea che ti sei fatto del mondo, che non sia appunto scritto per altri motivi, per piaggeria o per copiare qualcuno, per essere come qualcun altro. Cioè io voglio essere come io, come me stessa, come la mia voce, non mi interessa scopiazzare nessuno, imitare le mode. Cioè se il romanzo è sincero, secondo me, se hai qualcosa da dire, si sente. Cioè lo stile è importante, però se c'è solo lo stile ma poi non c'è la storia, secondo me si perde qualcosa, cioè si perde il cuore dei libri, perché i libri poi sono storie. Cioè. Bene, ci sono domande? Vi è venuto in mente qualcos'altro da chiedere, Ilaria? Sì, traduco io la domanda. Io sono curioso, anche io non ho letto il libro, però questo brano che hai letto ti è piaciuto tantissimo.
No, più che su come va a finire, è un po' provocatorio, cioè quanto in quello che sembra sia la scelta di Andrea c'è un atto anche di rinuncia. Cioè, hai detto che lui si sentiva solo, no? Non c'è nulla di male essere solo, però in qualche modo la sua autenticità nella scelta, quanto anche dipende da il rinunciare a affrontare certe difficoltà per le proprie, soddisfare le proprie ambizioni, oppure quanto invece totalmente autentico il desiderio di rifugiarsi nella terra natia e stare vicino alle persone care. Insomma, il personaggio di Andrea ha avuto un grande successo, direi. È sempre più controverso. Io penso che ci siano entrambe le cose, cioè sicuramente, come essendo appunto una decisione importante, è sempre un misto di risultato di tante emozioni che si provano di una sola. Quindi sicuramente c'è il desiderio suo di tornare a casa e di stare vicino alla famiglia in un momento in cui ci sono tante difficoltà, perché poi nel pezzo che ho letto non si vede, ma praticamente in tutto questo bailamme familiare la ragazzina Chiara, che ha 10 anni, a cui lui è legatissimo, è la sorella, praticamente veniva lasciata sola, quindi era tristissima, aveva anche lei dei problemi, e uno dei motivi che lui sente più forti per tornare è proprio per occuparsi, come faceva finché stava a casa, della sorella, che è molto più piccola di lui, che è la persona che lui ama di più al mondo. Quindi c'è anche questo tema. Il tema della rinuncia è un po' in chiave, un po', vediamola in chiave un po' zen, nel senso, alla fine ti spogli di quello che credevi che fosse importante per te, quando capisci che in realtà non è importante, no? Quindi si rinunci, però in un certo senso guadagni qualcosa. È stata esauriente. No, a proposito di Andrea, sempre tornando a Andrea, c'è una cosa che, ma io forse l'ho percepita personalmente perché ci sono passate, l'ho trovata eccessiva. È la descrizione della sua malattia, questa ulcera enfatizzata come una cosa che... perché anche lì è lui che la vede così, no? Nel senso, è un'ulcera, è un problema, insomma, sta male tutto, sì, però chiaramente la goccia che fa traboccare il vaso, no? Sì, quindi lui la scusa è un po', sì, è un po' la scusa, lui la vive in una maniera, appunto, lui è un po', in certe cose, un po' ossessivo, no? Quindi questa cosa di avere quest'ulcera, lui la ingigantisce, la vede come un problema che lui non potrà mai superare, però è chiaro che molto è dovuto al momento che sta vivendo, alla sua psicologia, perché in realtà sì, non è, cioè ce l'ha, vabbè, sembra più un cancro allo stomaco che luce. Però infatti lui la prende così, un po' perché è ipocondriaco, un po' perché comunque è un momento, era già un momento duro per lui, e lui la prende. Lei ha detto perché è un maschietto. Esatto. Con 37 e mezzo di febbre sono già morti. Bene, se ci sono altre domande, altrimenti si è fatta l'ora dell'aperitivo, come si dice, per cui direi che ringraziamo Ilaria Giannini per essere venuta qua. Ornella, grazie. Approfitto, essendo questo l'ultimo incontro programmato per Smurate, almeno per questa prima parte del 2014, davvero vorrei ringraziare tantissimo la Libreria Nardini, Claudio, Ennio e tutto lo staff per questa eccellente ospitalità, il Centro Creatività Cultura, senza il quale non avremmo potuto organizzare questa rassegna, e chiaramente il pubblico che ci ha seguito sempre con fedelmente in tutti questi 6 incontri. Grazie a tutti. Io invece vi chiedo un applauso particolare per Alessandra, il garbo e la misura con cui ha condotto queste serate. Grazie a voi. Ci vediamo presto in autunno, spero. Grazie, grazie ancora. Infatti io lo volevo proprio vedere.